Ciao ragazzi, io sono Falconer, oggi sono qua con un nuovo Scopriamo per scoprire insieme a voi Diaries of a Spaceport Janitor, il che vuol dire letteralmente diari di un bidello spaziale, per cui ci aspetta qualcosa di veramente particolare e sapete perché? Perché è prodotto da Tiny Build, inutile che io aggiunga altro. Andiamo al dunque, vediamo un po'. Dunque, dobbiamo scegliere il nostro dio. La nostra divinità. Io direi di andare a Luke piuttosto che la già. Agramona. Andiamo qua a Agramona. Che sembra una gran bella divinità. Io ho veramente paura perché, insomma, siamo stati abituati. Un giorno troverai la tua strada fuori da questo antico pianeta che è una trappola mortale. In qualità di bidello spaziale, ti viene continuamente ricordato che la tua vita è inutile. Dunque, vabbè, qui cioè in pratica noi siamo occupati in un porto spaziale a pulire. Ok. E per interagire con le persone, salve. Ma... che... ah, praticamente abbiamo raccolto una gemma blu e dice che se ne raccogliamo tante teoricamente dovrà succedere qualcosa. Ma che cosa sto giocando? Abbiamo anche il bug. Ma che cazzo era? Ah beh, lo zaino classico, il backpack. Questa è una TV, sembra. Sì, vabbè. Crediti insufficienti per andarcene. Bell'hardware. Stai parlando con me? L'incitron ha un compartimento di stoccaggio, sai? Scusa? Non mi credi, premi tab. Vabbè, è quello che ho fatto prima. Il nostro zaino, cioè, mamma mia. Vabbè, ma che... un contenitore chiuso. Portiamo via tutto. Abbiamo una spina dorsale. Bene. Vabbè, ma prendiamo tutto. Massima, che ce frega. È uno dei giochi più strani che mi ha mai giocato nella mia vita. Lo dico senza paura di essere smentito. Cose cotte da tutto il settore. Ma che cazzarola. Costo MC294.1. Io non so... ah, io c'ho 105... no, vabbè. Sono tanto, 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 tanto confuso. Ma tipo tanto, tanto. È pieno di gente strana qui. Ma che... no, io... c'ho un profondo senso di disagio addosso in questo momento. Io seguo la freccia, che prima non me l'hanno manco accorto. Ciao bidello, vuoi un po' di occhi extra? Occhi? Sì, occhi. Per arrivare nel dungeon. O solo per divertimento, sai? Va bene. Bene. Occhio di Beb. Beh, ma quindi... il medikit, prendiamolo. Ancora. Dungeon. Ci stanno un sacco di labirinti sottoterra. Sei nuovo di qui? Vabbè. Sono pronto. Ho detto che sono pronto, quindi vado qua. Entriamo nel dungeon. Io non so cosa sta per succedere. È brutto. È porta sfortuna andare sottoterra senza aver mangiato un occhio di Beb. Vabbè, ma. Vabbè, mangiamo l'occhio di Beb. Mangia. Ok, posso? Sì. Sei troppo furbo per andare in cerca di guai. E sai bene che i tesori qua sotto sono stati presi già da tempo. Quindi. Ma qualcosa ti attira nell'oscurità? Che la tua fortuna stia girando? Speriamo!
È diventata insoggettiva. Sonde ma... in associazione con Tiny Build. Aiuto. Inizia anche a farmi un po' paura sto gioco, oltre che... Ma che cos'è? Ti senti molto strano, ma non solo il personaggio, credo. Cosa sto giocando? Buongiorno, oggi è Avalana. Vabbè. Perché sono qui? Chi è il teschio dietro di me? Perché giro in canotta e sono diventato una donna? Ho capito, ma che me fai? Uè. C'abbiamo il teschio Bareis. Che cazzo la devo fare? Aiuto. Io sto per impazzire. Oh, accendi. PlayStation 9 online. Benvenuto bidello, ricevi pagamento. 11 crediti municipali. Grazie per la tua obbedienza. Vedi fortuna. Fortuna meno 99.2. Bene. Prega esci. Vabbè. Vuoi uscire dal tuo appartamento? Esci. Anche perché questo teschio che mi insegue. Se ti servono soldi, cerca le frecce blu. Ma perché? Aiuto? Sei stato colpito da un destino oscuro, custode. Cosa intendi? Sei stato scelto per custodire il teschio e la sua terribile maledizione. Cosa ne sai a riguardo? Chiedimi ciò che vuoi e ti dirò ciò che so. Che cos'è il teschio? Il teschio è un antico oggetto maledetto, uno di tanti, nascosto in questo mondo. Ho altre domande? Perché sono stato maledetto? Hai attraversato uno dei dungeon del pianeta e... vabbè, te la sei cercata, per farla breve. Vabbè, come me ne libero? Cerca i tre pezzi delle distruzioni del teschio. Insieme ti guideranno. Vabbè, grazie, arrivederci. Vabbè, intanto devo continuare a fare il coso. Fare il bidello. Io non so. Ma che cazzarola è? Ma chi siete? Ma cosa volete? C'è gente strana qui. Aiuto. Ma cosa. Poi questo che mi urla dentro le orecchie. Verrebbe da andargli dietro a dargli una capocciata. Ci sono cose strane intorno a me. Ma... incenerisci. Vomito. Non lo posso mangiare. Beh, Dio grazie, perché ci mancava solo quello. Niente. Bottiglia blu. Incenerisci. Questo odore ti fa girare la testa. Ma che schifo. Vabbè, io voglio andarmene via. Spiritello, buongiorno. Dunque, una lattina. Incineriamo.
Ma soldi non me ne danno? Il poster di una pop star in cineria. Vabbè. Io devo trovare i pezzi di Collander. Non so cosa sia. Devo ammettere la mia ignoranza in questo. Ma che... ma che incenerisci? Denti finti. Teniamoli, non si sa mai. Vabbè, inceneriamo sta roba. Questo urlo. Ma che te urli? Ma poi ma potremo interagire invece di urlarci in faccia? No, eh? Vabbè, questo è stato leccato, pulito, bene. Chi è tutta sta gente? Cosa vuole da me? Salamandra. Pelle di salamandra. Ma sì, mangiamo la pelle di salamandra. Hai fame? Mangia qualcosa. Vabbè, io prendo tutto quello che c'è da prendere. Inceneriamo. Coblana bark. Inceneriamo. Ah, sto vomitando io, bene. Ma perché sto vomitando? Ho mangiato una cosa. Vai, niente. Ma basta vomitare. Ma ti senti orribile. Ma basta, aiuto. È già successo che io sia morto per vomito. Niente, vabbè, ragazzi, sto per morire malissimo. Aiuto. Vabbè, io direi, ragazzi, che sulla vomitata a spruzzo in stile esorcista ci potremmo anche salutare qua, perché è tipo la cosa più bizzarra che mi sia mai successa sul canale da quando... vabbè. Da quando ho aperto. Poi è bello che un bidello stia vomitando e sporcando tutto per poi essere costretto a ripulire. Io ovviamente sto per morire, per cui prima di farlo direi che ci possiamo salutare qua. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi lascio il sondaggio in alto a destra qualora vogliate rivedere questo gioco. Ma insomma, se mi volete bene votate no. No, scherzo. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi lascio come sempre il link alla pagina Steam del gioco in descrizione, così che magari qualcuno di voi possa capire qualcosa su questa esperienza. Ma che cosa vuole? Non voglio... bene, ci ha mangiato i soldi. Che gli hanno fatto pure schifo. Perché una guardia mi dovrebbe mangiare i soldi e poi dirmi pure che fanno schifo? Non capisco cosa sta succedendo. Vabbè, ragazzi, io direi che nel pieno del caos e della confusione io vi saluto. Vi ringrazio per avermi seguito in questa cosa folle. E va niente, mi stanno prendendo di punta. Ci ha mangiato. Anche questo ci ha mangiato i soldi. Vabbè, sta degenerando veramente in maniera folle la situazione. Per cui io direi che ci salutiamo qua e vi do appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi.